Gentili telespettatori, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Trieste in diretta. Vi presento subito il nostro primo ospite di questa sera, è Don Ettore Malnati, Monsignor Malnati, vicario episcopale. Ben arrivato nella nostra trasmissione. Bene. Grazie per aver accettato il nostro invito, perché oggi Don Malnati è qui per parlare della cattedra di San Giusto, del programma di quest'anno. Programma che è incentrato su un tema molto interessante: Gesù Cristo, nostra riconciliazione. Ce n'è bisogno, Don Malnati, in questa società, in questa città in particolare, di Ecco, sì, riconciliazione. c'è bisogno di spiritualità e di riconciliazione. Proprio domenica parlavo alla mia gente e commentavo l'articolo 4 della Costituzione italiana, dove tra i doveri c'è anche quello di crescere dal punto di vista della socialità e ovviamente della realtà economica, ma anche dell'aspetto spirituale. Quindi c'è bisogno di spiritualità, proprio in una dimensione di un'antropologia compiuta. Senza la spiritualità, ecco, viene meno questa dimensione di attenzione della coscienza. Quindi la spiritualità ha bisogno di essere colta, ha bisogno di essere coltivata e ha bisogno di essere, diciamo così, realizzata. Quindi anche il discorso che nelle scuole laiche ci sia un momento dove viene espressa la spiritualità secondo un processo socioculturale, per noi italiani, l'Europa, che è il cristianesimo, è una dimensione che risponde a un'esigenza intrinseca del diritto naturale, quindi la spiritualità. Poi Una buona cosa, tu insomma. dicevi il discorso della riconciliazione. Esatto, riconciliazione, che è il tema centrale, no, Esatto, qui della c'è un cattedra di quest'anno. riconciliazione in rapporto proprio a Gesù Cristo. Ora, la nostra città, come spesso dice anche l'arcivescovo, ecco, ha avuto tanta sofferenza nel recente passato e ha bisogno ovviamente non di negazionismi, ma di punti importanti, punti luce, che ci diano l'opportunità di vedere il pregresso, quanto poi di sofferenza ha portato alla nostra gente, alle nostre famiglie, ma non in una prospettiva meramente di memoria, ma una memoria che mi proietta verso il futuro, perché queste cose non capitino più. E quindi è necessario che ci guardiamo negli occhi e ci riconciliamo come persone e poi soprattutto come credenti, delle diverse etnie, però c'è una delle basi comune è proprio la fede in Cristo Gesù. Quindi, dalla dimensione del Vangelo, del messaggio quindi di Cristo Gesù e dell'opera sua, ritrovare una ragione in più per impegnarsi verso la riconciliazione. Leggo proprio sulla presentazione della cattedra di San Giusto per la Quaresima 2019, come non andare con il pensiero alle tragiche vicende storiche di odio, violenza e inimicizia vissute dalla nostra città, emblematicamente rappresentate dai monumenti della risiera di San Saba e della foiba di Basovizza. E in questa frase, insomma, si raccoglie un po', no, il senso del ricordare, non fine a se stesso naturalmente, ma proprio perché non accada più qualcosa di Le questo tipo. tragedie che sono capitate a Trieste a causa di vari occupatori di turno, però chi ha pagato sono state le famiglie, è stata la popolazione e poi c'è stato l'avvelenamento del clima, no? Fino alla caduta dei muri, questo veleno è stato preponderante. Ora, da qualche decennio si cerca proprio di guardarci negli occhi, come dicevo prima, di focalizzare la verità e ovviamente andare avanti, proprio perché queste cose non capitano, non capitino più. Il cattolico, quindi il credente, si fa protagonista di una nuova stagione, una stagione più aperta, più così aperta all'altro. Certamente cioè la comunità cristiana, in modo particolare per noi la comunità cattolica, di fronte al messaggio anche della lettera quaresimale del vescovo che porta lo stesso titolo, ecco, e dopo anche il sinodo
diocesano che abbiamo appena concluso da qualche anno, ecco, guardarci in virtù della fede pregata, della fede testimoniata e ovviamente della fede accolta, quindi recepita, entrare nella logica proprio, ecco, di questo ritrovarci insieme come fratelli della fede e come dunque figli dello stesso Dio. E allora, se viviamo questa dimensione di familiarità e di fraternità, è necessario un riavvicinarci con onestà e lealtà e mano nella mano costruire il presente e il futuro. Ecco, andiamo proprio nel dettaglio del programma dei quattro incontri, dei quattro appuntamenti, a cominciare da mercoledì 13 marzo. Quale sarà proprio l'apertura della cattedra di quest'anno? Che cosa prevede? Sì, anche quest'anno come l'anno scorso, ecco, l'arcivescovo ha individuato un momento culturale che, diciamo, di gradimento ai triestini, ed è appunto la musica classica. Ecco, e il capolavoro, potremmo dire, come l'anno scorso, anche l'anno scorso è stata fatta. Un'operazione di questo tipo. Sì, no? E grazie anche alla sovvenzione dell'Unione degli Istriani, il maestro Elia Macri della Cappella Musicale della Beata Vergine del Rosario mette in essere, ecco, la messa in si minore di Bach, che è una, diciamo, uno dei capolavori dal punto di vista religioso di Bach. Dura 1 ora e 40, però ti coinvolge sia nel Kyrie che nel Gloria, ti coinvolge nel Santus, ti coinvolge nei momenti di fuoco, tra virgolette, della celebrazione eucaristica, e ti fa comprendere la grandezza del mistero cristiano, ecco, vissuto appunto da un artista dal punto di vista culturale. Perché una delle vie, diceva Giovanni Paolo II, per l'evangelizzazione è anche la via della cultura. Anche la cultura, sicuramente, quindi la musica a pieno titolo. In questo, naturalmente, ricordiamo che gli appuntamenti della Cattedra di San Giusto di quest'anno si svolgeranno tutti alla Cattedrale di San Giusto a partire dalle 20:30. Tele 4 li riprenderà tutti e quattro gli appuntamenti e li trasmetterà poi il lunedì sera alle 23:30. Quindi anche questo per consentire anche ai nostri telespettatori che magari si perdessero qualcuno di questi appuntamenti di poterlo rivedere o comunque apprezzare nuovamente. È un servizio molto prezioso quello che avete fatto sempre dall'inizio della cattedra fino adesso, e credo che la diocesi ma anche la città vi è grata per questo impegno. E poi mercoledì 20 marzo si affronta un tema molto d'attualità, se vogliamo anche, quindi Medjugorje, il confessionale più grande del mondo, con un ospite di prestigio, ce lo vuole presentare lei? Sì, dunque Monsignor Oser è il vescovo che il Santo Padre ha inviato nella parrocchia di Medjugorje, perché appunto dal punto di vista della Chiesa, diciamo, governi quello che è il grande fenomeno della preghiera, della devozione e anche del riavvicinamento alla pratica cristiana attraverso la confessione. Dunque il fenomeno di Medjugorje è conosciuto in tutto il mondo, un po' soprattutto per le apparizioni, ma qui noi non entriamo nel merito. Noi entriamo nel merito di un evento. Tanta gente lì va per tante ragioni, e quando è lì si trova coinvolta in un'avventura di fede, di devozione e anche di lettura della propria coscienza, e ritorna a casa con un'altra luce. Ora, questo fenomeno positivo verrà presentato proprio perché non venga banalizzato con certi devozionismi. Un conto è la devozione, un conto sono le apparizioni approvate dalla Chiesa, e un conto è invece così rimanere su un aspetto epidermico. No, l'arcivescovo vuole presentare l'aspetto, diciamo, profondo di questo andare a Medjugorje, che è quello di ritrovare se stessi e anche la luce della fede.
attraverso una esamina del nostro vissuto e di quello che è l'impegno che ci attende se noi vogliamo vivere da credenti. Quindi andare a fondo proprio nelle motivazioni che spingono tante persone, tanti fedeli a recarsi in questo luogo, al di là poi di quelle che sono magari anche Certo, è quello stabilire la Chiesa, vedrà la esternazioni. Chiesa, il magistero della Chiesa che cosa presentare, che cosa dire. Però il Chiarissimo. fenomeno avviene, gente va per È tante vero, ragioni, è ritorna innegabile. diversa e quindi il suo rapportarsi con la fede diventa qualificante. Questo è un dato importante e su questo, Evidentemente qualcosa accade, certamente, insomma, e su e questo questo si volete vuole, analizzare, no? esatto, su questo si vuole mettere, diciamo, il puntino sulla i. Sempre il mercoledì sera, però mercoledì 27 marzo, si torna a parlare naturalmente di quello che è il tema principe di tutta la cattedra, e cioè coltivare la riconciliazione, percorsi spirituali e culturali, con il cardinale Gualtiero Bassetti. Sì, dunque, l'arcivescovo cardinale di Perugia Bassetti, che è il presidente dei vescovi italiani, ecco, sarà nella nostra cattedrale. La ragione per cui, ecco, l'arcivescovo ha invitato Bassetti è proprio per sottolineare, dal punto di vista, diciamo, ecclesiale e civile, l'impegno a ritrovarci insieme, a costruire un vissuto nella luce ovviamente del rispetto di ciascuno, secondo quelli che sono i principi fondamentali della democrazia, andando oltre però certe letture che ci impediscono di riconciliarci, letture che possono essere viste da tante altre angolature, come: perché noi dobbiamo essere accoglienti? Perché noi dobbiamo tutelare la nostra identità religiosa e anche culturale e anche sociale? E come noi possiamo insieme, da realtà autoctone a realtà che legittimamente hanno l'ok per essere tra noi, una sinergia, non una dimensione antitetica, ma una sinergia per realizzare il bene comune dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico e anche dal punto di vista spirituale. Perché anche chi viene porta con sé un sentimento che è legato alla propria religiosità, Certo. alla propria cultura e ci porta anche l'animo, ecco, i rifugiati ferito dalle situazioni di violenza, affinché noi possiamo cogliere il grande valore di costruire rapporti di equità, di eguaglianza, di pace nella giustizia. Si torna a parlare, don Ettore, di anche relazioni e rapporti tra le religioni, sempre con la chiave fondamentale della spiritualità. Certamente, Trieste è una città particolarissima dal punto di vista non solo dell'Italia, per la presenza pacifica di tante confessioni religiose, che ovviamente desiderano fare in modo che in questa città la spiritualità debba essere percepita, chi per un percorso, chi per un altro. Noi ovviamente siamo consapevoli della unicità del percorso cristiano, ma con questo non poniamo mura, ma vogliamo costruire ponti, perché la ricchezza che il cristianesimo offre all'umanità possa essere conosciuta nella sua realtà e nella sua veridicità. Non per una conflittualità, ma per un confronto e anche per una lettura affinché realmente il cristianesimo possa essere conosciuto nella sua dimensione profonda, nelle sue radici e nel suo cuore.
L'ultimo appuntamento sarà mercoledì 3 aprile, poi ovviamente insomma, ci avviciniamo anche al periodo della Pasqua, ma sarà sicuramente un appuntamento molto importante intitolato Riconciliarsi con la vita, una testimonianza diretta della comunità Cenacolo di Madre Elvira. Ci racconti un pochino questa Sì, esperienza? dunque, questo momento di, diciamo, di conferenza chiude i giorni degli esercizi spirituali dei giovani. Si è iniziata la Quaresima con l'esercizio spirituale del laicato che il Vescovo ha tenuto proprio su questo tema. Si conclude la Carta di San Giusto con gli esercizi spirituali, cioè questi momenti forti di spiritualità, perché poi si faccia come punto riferimentale questa riflessione. Ma io sto realmente dando senso e valore alla mia vita e alla vita altrui? Quindi è realmente una introspezione Chiaro. sulla dimensione valoriale della vita, come viene accolta. Allora, l'occasione è la comunità Cenacolo di Madre Elvira, con delle testimonianze di persone che sono uscite da delle situazioni in cui non avevano il rispetto della vita e quindi ci diranno la ragione per cui, ecco, sono arrivate alla deriva e la ragione per cui hanno risalito la china. E che cosa oggi possono dire a coloro che in modo distratto non hanno una adeguata attenzione della vita. Questo credo che sia molto È interessante, sicuramente soprattutto molto. non solo per i giovani, per tutti, ma È soprattutto per vero. loro che si affacciano ormai alla vita e Certo. debbono, secondo me, essere attenti a quelle tentazioni che immediatamente sembrano essere, diciamo, vincenti, ma poi lasciano delle stigmata terribili nell'animo loro. E quindi è necessario presentare. Poi il cristianesimo non è imposizione, non è sudditanza, ma è proposta. Proposta, Ovviamente quindi. poi ciascuno deve mettere in moto il proprio libero arbitrio e scegliere Però è la chiaro via del bene. che è bene che i giovani abbiano anche la Esatto, possibilità di scegliere tra diverse esatto, proposte, quindi questa può essere una, sicuramente uno degli appuntamenti forse più mirata a loro, esatto. più Certo, e noi dal punto di vista indirizzata ai dell'impegno giovani. culturale della nostra Chiesa, ecco, sottolineiamo questo aspetto della testimonianza. Lasciamo che le testimonianze parlino al nostro cuore. Allora, torniamo al messaggio per la Quaresima, appunto, dell'Arcivescovo Monsignor Giampaolo Crepaldi. I contenuti di questo messaggio abbiamo detto molto centrati sul tema della riconciliazione, ma anche proprio sul recupero della propria spiritualità, Spiritualità. no? Come centrale proprio nella persona. Questo è in sostanza, insomma, un po' il motivo di fondo del suo Certamente, e discorso. vorrei dire proprio sottolineando l'articolo 4 della Costituzione che ci parla dell'attenzione, del dovere della spiritualità, che questo fa parte della cultura laica, non laicista, ma laica. La ragione per cui noi presentiamo i percorsi religiosi non sono nelle istituzioni statali delle presenze, diciamo così, di missionarietà, ma sono un servizio che si fa a questo dovere che la Costituzione dice per ogni cittadino, la spiritualità. E spesso di questo articolo 4 della Costituzione non ne citiamo mai. È importantissimo invece. È proprio nella mens dei padri costituenti, che non erano né vescovi né preti, ma Chiaro. erano laici, Erano anche politici di altre estrazioni, di anche diverse atei, però estrazioni e di la dimensione diverse. spirituale viene presentata come fondamentale. E su questo bisogna far leva. Quando mi dicono via il crocifisso nelle scuole, non si fa Infatti, religione è la nelle prima cosa scuole. che mi è venuta in Articolo mente. 4, come noi presentiamo la spiritualità? Qual è, diciamo, la dimensione culturale di base del nostro popolo, se non proprio il discorso cristiano, nella fattispecie anche cattolico, dal quale noi abbiamo desunto tante attenzioni,
dalla sanità ai poveri, alla dignità del lavoro, alla famiglia, eccetera. E quindi è necessario anche ricominciare a rileggere questa attenzione spirituale, che non vuole essere, diciamo, una propaganda. È chiaro. Ecco, vuole essere una presentazione una di un presentazione dato di fatto, che poi uno, quando crescerà, potrà continuare su un certo percorso, scegliere un altro, ma la dimensione spirituale è parte integrante di essere leali e buoni cittadini di questo paese. Ecco, quando si affrontano questi dibattiti, forse magari anche un po' superficialmente da parte dei giornalisti, proprio sul crocifisso nelle scuole, bisognerebbe fare riferimento magari proprio alla nostra Costituzione. Io non ce l'ho con i giornalisti, perché io sono pubblicista da più di 40 anni. Lo sappiamo. Poi voglio bene, perché non è un grande lavoro e non è semplice fare il giornalista. Qualche volta le tentazioni vengono, come vengono i preti, i frati e anche le monache e anche i vescovi, così vengono anche i giornalisti. Però è bene ricordarci dei primi 12 articoli della Costituzione, che ci parlano veramente dell'animo del nuovo cittadino di questo Stato che è uscito da un'esperienza tragica come è stata l'esperienza ultima dell'ultima guerra. Ecco, sarà un'occasione per approfondire questi altri temi, lo abbiamo detto allora questo programma proprio della Cattedra di San Giusto per la Quaresima del 2019. Ricordiamo ancora una volta gli appuntamenti: ogni mercoledì 13, 20, 27 marzo e 3 aprile, sempre alle 20:30 alla Cattedrale di San Giusto. Poi appunto, lo ripeto ancora una volta, Tele4 riprenderà questi incontri come facciamo ormai da un po' di tempo e li ritrasmetterà il lunedì sera alle 23:30, proprio per consentire a tutti di poter godere anche di quello che è uno spettacolo, perché il primo è veramente uno spettacolo, no? Ma tutti e quattro, un appuntamento di alto valore culturale. Appuntamenti, sì, aperto, certo, da Bach e chiuso da una testimonianza della comunità Cenacolo, meritano, cioè è un modo per fare nel nostro tempo i quaresimali, cioè far riflettere le persone. Dove? In cattedrale, cioè nel luogo più qualificato di una realtà chiamata diocesi, noi chiamata anche città, dove appunto i nostri padri hanno tenuto banco per la loro fede. Abbiamo ancora pochissimi minuti, le chiedo ancora come vi state preparando, come si sta preparando la comunità appunto religiosa della nostra città, la comunità cattolica alla Santa Pasqua, oltre che con la Cattedra di San Giusto, insomma ci sono tanti appuntamenti. Beh, come dicevo, sono stati offerti ai laici, al laicato cattolico, gli esercizi spirituali, gli adulti, e sarà per i giovani, ma soprattutto ogni parrocchia presenta ovviamente un momento forte legato a che cosa? Alla dimensione della sofferenza di Cristo, con venerdì, con le Via Crucis, no? Che vengono fatte in chiesa ma anche per le strade dei vari rioni, soprattutto poi con la carità, no? La carità verso i poveri, poi l'attenzione anche per i nostri missionari, quindi anche che possano avere quel, certo, necessario per poter svolgere un impegno di evangelizzazione e di promozione umana. E poi ovviamente c'è l'apertura verso la Settimana Santa. Io ho detto alla mia gente che il concordato ci ha dato l'opportunità di non andare a scuola il mercoledì delle ceneri, giovedì, venerdì santo e sabato santo, non perché noi abbiamo ad andare in crociera o andare a sciare, ma proprio perché, articolo 4 della Costituzione, noi abbiamo a coltivare la nostra spiritualità. Pensiamoci un po', eh? Pensiamoci un po'. E come si può un cristiano non vivere i giorni della Settimana Santa, che è il cuore della nostra fede? È chiaro, è proprio... Allora sarebbe bene anche per le giovani generazioni. Abbiamo quest'anno dei ponti meravigliosi, dal 25 di aprile al 1 maggio.
fate in quel tempo lì i vostri momenti le di ferie. Relax, ma nei tempi santi cerchiamo di cogliere, coltivare la nostra spiritualità, non per essere né beghini né beghine, ma per essere cittadini come ci vuole la Costituzione, quindi che tengono conto anche dei valori della spiritualità. Della spiritualità, importantissimi, di cui magari qualcuno forse troppo spesso si dimentica. Allora io ringrazio molto Don Ettore Malnati per essere stato con noi e per averci spiegato il programma della Cattedra di San Giusto di quest'anno. Lo invito a tornare a trovarci presto per altri appuntamenti. Grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie, noi ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo con i nostri prossimi ospiti. A fra poco. Bentornati a Trieste in diretta, vi presento subito il nostro secondo ospite di oggi, il professor Paolo Molaro, professore ordinario all'osservatorio qui di Trieste, l'osservatorio astronomico. Buonasera e benvenuto alla nostra trasmissione. Buonasera e grazie per l'invito. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito, perché vogliamo parlare di questa mostra che è stata inaugurata il 6 marzo su Guido Horn d'Arturo allo spazio Trieste Città della Conoscenza, che si trova, lo sappiamo, all'interno della stazione ferroviaria, una mostra sull'astronomo triestino che ha inventato il telescopio a tasselli. Allora, ci racconti un pochino su questo personaggio, magari non noto ai più, però insomma dovrebbe esserlo, assolutamente, no? Una gloria sì. cittadina che forse è poco conosciuta. Sì, sì, è praticamente sconosciuto in città, poco conosciuto in Italia, sicuramente nemmo profeta in patria, lo vedremo. E in realtà è un personaggio che merita molta attenzione e stiamo cercando di riportare, diciamo, l'attenzione su questa figura che ha fatto una scoperta molto importante. E che non è solo importante a livello nazionale, è proprio importante in assoluto. Basti pensare che tutti i grandi telescopi in questo momento usano una tecnologia che lui ha introdotto quasi mezzo secolo fa. Ecco, quindi e non solo i grandi telescopi, ma anche i telescopi spaziali. I telescopi del futuro porteranno il suo nome, quindi secondo me è una cosa che va sottolineata e credo che Trieste, sia giusto che Trieste lo conosca. Assolutamente, che è nato a Trieste, visto che sì. È nato a Trieste, visto che comunque poi il prossimo anno sarà l'anno dedicato proprio alla scienza, quindi insomma quale migliore occasione per introdurre questo discorso. Questa mostra però è stata realizzata, leggevo, dal Museo Ebraico di Bologna e questa edizione triestina però è stata appunto contestualizzata un pochino qui in città, che è la città proprio d'origine, dall'osservatorio astronomico, sì, da voi. Sì, è corretto. Diciamo che Guido Horn d'Arturo nasce a Trieste, però dal 1921 per il resto di tutta la vita svolge la sua attività professionale a Bologna, di cui è stato direttore dell'osservatorio appunto dal 1921 fino al 1967, praticamente l'anno della sua morte, con l'interruzione della Seconda Guerra Mondiale, perché lui era ebreo e gli è stata tolta la direzione nel 1938 appunto con l'inaugurazione delle leggi razziali. E quindi è, diciamo, noto, la mostra nasce per merito dei colleghi di Bologna che hanno voluto riproporre la persona, l'importanza scientifica di Horn, e in collaborazione con il Museo Ebraico di Bologna, la direttrice Vincenza Maugeri, e quindi hanno pensato di fare questa mostra che ripercorre l'attività scientifica, umana e culturale di Guido Horn d'Arturo nel 2017, che era il 50° della morte. Poi la mostra è stata portata lo scorso anno a Catania, perché a Catania gli è stato dedicato un telescopio di 4 metri, che è utilizzato per le grandi energie, che aveva il nome Astri,
e diciamo utilizzato per la luce Cherenkov, quindi un telescopio molto particolare che comunque adotta di nuovo la tecnologia dello specchio a tasselli segmentato, che poi magari ne spieghiamo Ecco, cos'è infatti spieghiamo bene, esattamente, magari nel dettaglio, di che cosa si tratta. e quindi poi abbiamo colto subito l'occasione per chiedere al Museo di Bologna, ebraico di Bologna, di poter portare la mostra a Trieste, che è la sua città La natale. città natale, quindi da qui quindi è stata aperta questa mostra, come dicevo prima, il 6 marzo, resterà allestita fino a fine mese, grosso Fino, sì, modo. non moltissimo, fino al 28 di 28 marzo. Tra marzo. l'altro anche l'inaugurazione l'abbiamo voluta non a caso il 6 marzo, perché è il giorno dei giusti nel mondo, e Guido Horn, quando nel 38 ha dovuto lasciare la direzione, poi ha dovuto anche nascondersi, e grazie a qualche giusto nel mondo è riuscito a sopravvivere e a riprendere poi la direzione dell'osservatorio. È stato fortunato. La direzione Certo. dell'Osservatorio di Bologna nel 1946, dove ha potuto portare avanti la sua idea Bene. del telescopio a E tasselli. meno male, insomma, Sì. diciamolo davvero, perché è stata una vera e propria rivoluzione, insomma, per gli studi in questo campo, Sì, è vero? stato un pioniere Pioniere. assoluto. Bisogna considerare, e così posso spiegare perché, l'importanza della sua innovazione tecnologica. Già negli anni 30 lui fondò una rivista, che è il Coelum, e quando illustrava la costruzione dello specchio del telescopio da 5 metri del Monte Palomar, che in quegli anni si riteneva fosse il più grande telescopio che potesse essere costruito, ebbe l'idea di poter costruire dei telescopi con dei pezzetti, cioè un telescopio invece di essere un menisco monolitico unico, poteva essere fatto con dei pezzetti, appunto, che messi assieme come un puzzle formavano una superficie più grande. E questo è una cosa molto importante, perché effettivamente c'è un limite tecnologico nella possibilità di costruire uno specchio per un telescopio. Intanto uno specchio Quindi è quello, un'intuizione, diciamo, è la cosa felice. più importante in un telescopio: sono le dimensioni dello specchio, perché sono quelle che raccolgono la luce, e più grande è lo specchio, più ci permettono di vedere lontano. Chiaro, quindi questa sua Quindi intuizione, insomma, la storia permette. dell'astronomia è una storia di costruzione di telescopi sempre più È vero. grandi. E lui ha superato, se vogliamo, questo limite. E dimostrando, facendo prima un prototipo di 1 metro, in cui diciamo gli elementi, i segmenti erano dei trapezi, tipo trapezale, che non è riuscito a portare a termine, però è riuscito a farlo funzionare proprio nel 38, ha dovuto interrompere perché ha dovuto lasciare il suo progetto. Tra l'altro c'è un aneddoto che lui, pur perdendo la direzione, continuava per certi giorni, per certe settimane, a lavorare al suo progetto, perché era molto interessato a questa idea. Lavorava di notte, di nascosto, finché poi dopo chiesero anche l'ufficialità dall'università locale, che gli venne negata, e quindi dovrebbe proprio Ha abbandonare. dovuto proprio Quando abbandonare. ritornò nel 1946 e iniziò un altro progetto più avanzato, con dei tasselli esagonali, questa volta, che è la soluzione che viene adottata ora in tutti i grandi telescopi. Quindi ancora oggi e anche nel futuro, come Quello diceva prima, si assolutamente, useranno, insomma, si userà assolutamente. questa. Poi ebbe un'intuizione molto, anche estremamente geniale, perché si rese conto che anche portando volendo portare un telescopio nello spazio, il modo più semplice e più sicuro è quello di portare un telescopio fatto con uno specchio fatto a piccoli tasselli. E quindi E sono. infatti il James Webb Telescope, che è il telescopio che prenderà il posto dell'Hubble Telescope, che probabilmente molti I più conoscono, e conoscono, che volerà infatti. nel 2021, avrebbe dovuto già volare, però c'è stato un piccolo ritardo di un paio d'anni, e volerà nel 21 e prenderà appunto il posto dell'Hubble. È fatto da specchi segmentati,
lo specchio principale di 6,5 metri è diviso in piccoli tasselli, ripiegato su se stesso e inserito nell'ogiva dell'Ariane del razzo, dell'Ariane quinto, 5, e quando sarà nello spazio sarà riaperto e potrà funzionare. Quindi questa è proprio l'idea, in base all'idea che ha avuto Orna, e quindi insomma è davvero una intuizione così a molto importante, futuro, sì, no? Una trasformazione fondamentale nella concezione proprio del telescopio. Del telescopio, quindi basta, dello studio dello spazio, sì, insomma, in generale. Basti proprio pensare adesso, cioè, l'Europa è impegnata nella costruzione del telescopio più grande al mondo, che è un telescopio di quasi 40 metri. Già i lavori sono iniziati in Cile, perché già è stata livellata la cima di una montagna, perché le dimensioni sono veramente enormi. E questo specchio, questo telescopio che sarà finito fra qualche anno, è il più grande al mondo, appunto, come dicevo, con un diametro di 40 metri ed è fatto da quasi 798 per l'esattezza, piccoli segmenti esagonali delle dimensioni di 1,5 metri, ma dello spessore di 5 centimetri. Quindi proprio sarà il telescopio più grande al mondo e possiamo dire, insomma, nasce da Trieste. Assolutamente. Da un'idea nata a Trieste, insomma, data qui da noi. Data da un triestino. Da un triestino, l'idea. A Bologna, però. Di cui troveremo la vita anche, immagino, in questa mostra, no? Certo, non soltanto le sue scoperte, ma proprio la. Guido Horn nasce nel 1879, l'anno di nascita di Einstein anche, e cresce a Trieste, un anno particolare, e cresce in una Trieste che nell'anteguerra era molto viva e interessante in questa atmosfera mitteleuropea. Era avanzata come studi in questo campo, Trieste? In campo astronomico non era particolarmente avanzata. Diciamo che mi interessava adesso sottolineare i suoi legami culturali, perché era amico di Svevo e andava a lezioni di inglese da James Joyce. Poi rimase in corrispondenza con Saba, anche con anche altri grosse figure, importanti figure della cultura trieste dell'epoca. Lui studiò a Graz, si laureò a Vienna e poi iniziò la sua attività lavorativa all'Osservatorio di Trieste, proprio nella specola dove noi lavoriamo ora, perché noi siamo entrati nel 1898 nel castelletto di Trieste. Quindi nel 93, a pochi passi. E lui iniziò, lavorò per 4 anni. In quegli anni, proprio nel 1903, l'osservatorio si trasforma in osservatorio Imperial Regio Osservatorio Nautico. E si occupava non solo di astronomia, ma si occupava di meteorologia e di sismologia e soprattutto per la definizione del tempo, dava il tempo alla città, si occupava della registrazione dei cronometri che venivano messi nelle navi e quindi per la navigazione. Era molto legato alla navigazione. Alla storia, insomma, della navigazione cittadina, no? Che è una delle eccellenze della nostra città. E Horn invece si era laureato sulle comete e nel 1907, dopo pochi anni, decide di emigrare perché va a lavorare in Italia, va a lavorare a Catania. Austria. E fa un percorso un po' tra diversi osservatori in Italia, va a Torino e poi a Roma e poi si arruola come volontario allo scoppio della guerra
nelle file dell'esercito italiano, Italiano. e che ricordiamo, lui aveva fatto il servizio militare sotto Sotto l'Austria, l'Austria, e per infatti. cui sarebbe stato dichiarato Un disertore, disertore, fucilato chiaramente, all'istante, se certo. preso prigioniero, eccetera. E quindi lui prese anche un nome di battaglia, che è d'Arturo, Ecco, per questo e motivo, perché lui quindi nasce da come Guido Horn Horn solamente, invece semplicemente. dopo, durante la guerra e dopo, si fa chiamare Guido Horn d'Arturo, probabilmente perché lui rimase orfano all'età di 2 anni, bisogna dirlo, e la sua Orfano di orfano, entrambi, no, solamente di di padre, padre. e la sua educazione fu affidata al rabbino di Trieste, Melli, che era il nonno materno. Ah, ecco, E, quindi quindi ebbe un'educazione ebraica, dal rabbino. dal rabbino. E, Quindi, sì. insomma, un personaggio della vita anche avventurosa per qualche, insomma, per certi aspetti che appunto ritroviamo nella mostra. Diceva appunto, si arruolò nell'esercito italiano e quindi fece questa scelta ben precisa che poi cambiò anche un Assolutamente. po' tutta la sua vita, no? A cominciare Certo. da questo doppio cognome che si portò avanti. E poi appunto invece dopo la Seconda Guerra Mondiale ricominciò invece i suoi studi e le sue ricerche portando finalmente a termine quello che era stato il suo progetto iniziale, Sì, ne insomma, iniziò il un suo grande altro, lasciò, interesse. prima era il prototipo di un metro, Esatto. invece si applicò e costruì un telescopio di 1,80 m, che era, a quel tempo era il più grande telescopio in In Italia. Italia, quindi Sì, era insomma. un telescopio, diciamo, limitato, perché per poter ricreare una superficie perfettamente riflettente, diciamo utile all'astronomia, Sì. tutti i tasselli devono essere registrati, quindi era fisso, era un telescopio fisso, e quindi poteva osservare pochi gradi nel cielo, praticamente solo Aveva dei limiti aveva dei il limiti, certo. Però diciamo che l'idea di base era quella, l'innovazione, Certo, insomma, che quello che poi ha dato. mancò, perché ovviamente non erano i tempi ancora maturi, era il calcolatore. Ecco. Questo, diciamo che, infatti, la sua idea venne ripresa, purtroppo, devo dire, venne ripresa oltreoceano dagli americani, che costruirono negli anni Che come spesso 70. accadeva, insomma, ci scippavano, no? Le Sì, idee migliori, vabbè, devo insomma. dire, sì, sono stati anche coraggiosi. Infatti, certo. Perché hanno costruito prima un multi-mirror telescope e poi soprattutto, che probabilmente sarà conosciuto, il telescopio da 10 metri di diametro, il Keck, alle Hawaii. Questo è stato, diciamo, il primo grande telescopio costruito con l'idea di Guido Horn, e con l'ausilio dei calcolatori tutti i tasselli venivano messi allineati, perché l'allineamento di uno specchio è una cosa delicatissima, deve essere precisissimo, non si può, Altrimenti, altrimenti insomma, le può qualità, dare. l'immagine della qualità ottica non è buona, e non si permette di vedere lontano, di È utilizzare chiaro. le dimensioni. Non basta costruire un telescopio grande, deve essere un telescopio fatto È chiaro, quindi otticamente. queste sono state, diciamo, le prime applicazioni più compiute, possiamo dire così, Sì, e comunque assolutamente. Il Keck, migliorate rispetto all'idea iniziale che certo, però era però, davvero rivoluzionaria, insomma, in questo certo, sì. campo. Quindi troveremo anche nella mostra, ad esempio, non so, i suoi progetti, i suoi disegni, o come è strutturata la mostra? La mostra è strutturata, sono dei 20 o 21 poster, pannelli, che descrivono la nascita, la vita, i primi La anni, storia personale, insomma, l'attività svolta, l'attività all'Osservatorio di Trieste, l'attività scientifica, quella di divulgazione, che è molto importante, vorrei Certo. sottolineare, nel Ecco, 1931 ha infatti. fondato la rivista Celum, che ha diretto per tutta la vita, che è durata fino al 1986, credo. Nella sua edizione originale esiste ancora online, però è un altro tipo di rivista, e a lui ha dedicato alla divulgazione gran parte della sua attività.
Quindi anche questo aspetto, Questo insomma, lui lo aspetto, considerava sì, molto molto importante importante, nella divulgazione assolutamente. È scientifica stato delle anche ricerche. pioniere anche rispetto alla Margaret Hack, per esempio, no? Ah, Che ha ecco, quindi fondato, anche Margaret Hack è stata una grande divulgatrice, ha assolutamente, fondato infatti. l'astronomia, eccetera. Da questo punto di vista, Insomma, i qualcuno ha personaggi preso sono. il suo Si può testimone. dire che Margherita Hack in qualche modo ha preso il testimone da Certamente, Orna, sì. ecco, in questo caso. Quindi si ripercorre un po' la vita, però so che fate anche degli eventi, insomma, Sì, per collaterali alla mostra, proprio nell'ottica di approfondire, divulgazione, no? Della certamente, conoscenza di questo personaggio così importante. sì, questa settimana avremo due di questi eventi. Mercoledì ci sarà una conferenza del professor Bonoli, Fabrizio Bonoli, che è uno dei massimi esperti storici dell'astronomia in Italia, di Bologna, e a cui va il merito di avere sempre, diciamo, ripreso la figura e valorizzato la figura di Guido Horn, che parlerà proprio una conferenza da Guido Horn, Arturo, il telescopio a tasselli, progenitore dei moderni grandi telescopi. E questa sarà una conferenza sempre nello spazio di Trieste, Città della Conoscenza, Sempre alle all'interno. 6. È aperta a È tutti, aperta a tutti. quindi in italiano sarà molto accessibile a tutti. A chiunque, Il insomma, sia giorno dopo interessato. invece avremo una cosa molto interessante, uno spettacolo teatrale, Quindi anche il sì, del coinvolgimento del teatro, sempre nell'ottica teatro, uno della divulgazione. spettacolo a cura del Ruggero, che è fatto da due artisti, l'Emanuela. Insomma, ci sono due attori, sono attori, Sono due ok. attori, Emanuela Marcante e Daniele Tonini, e alla Casa della Musica alle 6:30. È uno Quindi. spettacolo che unisce poesia, musica e aspetti personali della Guida Adorno, quindi è molto interessante. Io non l'ho visto, però è stato presentato a Catania e chi l'ha visto ha detto che è stato molto coinvolgente. Ecco, quindi tutte iniziative sempre a ingresso libero, Sì, sono come tutte a funzionano? ingresso Sono libero, aperte a tutti, assolutamente insomma, sono molto. aperte. La Casa della Musica ovviamente non è uno spazio enorme, quindi chi è Certo. interessato venga presto. Infatti, a Sì. esaurimento posti, insomma. Poi la Sì? settimana successiva, sempre di mercoledì, ci sarà uno Quindi spettacolo, non mercoledì questo, ma quello no, sì, dopo, mercoledì il 20, il 20. e ci sarà un happening di realtà virtuale. Si useranno dei visori a tre dimensioni, 3D, per mostrare dei video, delle visualizzazioni di astronomia in tre dimensioni, quindi sarà una cosa molto Anche divertente questo è per i molto giovani. coinvolgente, Sì. immagino, appunto avete pensato più a un pubblico giovane, Giovanile, forse, sì, qui per quelli che amano per attrarre anche appunto i ragazzi, insomma, le tre dimensioni. E la terza poi dimensione. l'ultimo mercoledì, il 27 marzo, ci sarà una conferenza della professoressa Matteucci, che parlerà su Primo Levi e Dmitri Mendeleev, l'origine degli elementi nell'universo, perché quest'anno è anche l'anno della tavola periodica. Sono Ah, quella 150 che anni abbiamo che studiato tutti tutti odiato e odiato tutti, a scuola. però. Sono 150 anni, sì, dalla presentazione, credo che sia venuta proprio il 6 marzo, di Mendeleev, la prima tavola periodica con l'organizzazione degli elementi. La Matteucci farà un parallelo tra, diciamo, l'origine degli elementi. Lei è una delle massime esperte mondiali sull'evoluzione chimica nell'universo, è professoressa accademica dei Certo. Lincei, e Primo Levi, che tra l'altro c'è un altro anniversario, perché Primo Levi sono i 100 anni dalla nascita, era nato nel 1919. 19. E quando ha scritto questo bellissimo libro che è Il sistema periodico, in cui tra l'altro c'è anche un altro riferimento a Trieste molto interessante. Ah, ecco, quindi c'è Sì, anche perché in quest'opera un riferimento alla nostra città, alla nostra realtà. non è menzionato, bisogna in realtà Bisogna bisogna trovarlo? trovarlo. Ah, è E un po' lui, nascosto. Levi, quando c'è stata proprio le leggi razziali del 38, doveva chiedere la tesi, e
e nessuno, siccome ormai era stato, non era stato allontanato dalla scuola, ma era stato praticamente isolato, nessuno dei professori voleva dargli la tesi, i compagni lo avevano isolato. E lui a un certo punto avvicina un giovane professore che era un po' così con l'aria stralunata e trova il coraggio di chiedere la possibilità di fare la tesi con questo giovane professore, cosa che poi avviene. Lui dice sì, si presenti domani, venga da me e lui farà la tesi Lo con questo giovane farà. professore. Questo giovane professore che non è menzionato nel libro di Levi è il professore Dalla Porta, che è un altro triestino, che è diventato professore di cosmologia, il padre della cosmologia italiana, è diventato professore a Padova, è stato anche uno dei primi direttori dell'astrofisica, qui della sezione astrofisica della SISA a Trieste. E quindi anche in questo caso, insomma, un legame forte con la nostra città, anche da questo punto di vista. Beh, insomma, sono appuntamenti diver molto diversi, ma che penso possano attrarre un pubblico anche eterogeneo. Me lo Quindi, insomma, auguro. ce le auguriamo, così appunto ci sarà una maggiore conoscenza sicuramente, insomma, di questo grande personaggio. Chi vuole visitare la mostra, in che orari bisogna, La insomma, si mostra è deve sempre recare? aperta, credo, dalle 9 a mezzogiorno e poi dalle 2 alle 5 o dalle 6, credo. Ecco, quindi è un po' tutti i giorni, insomma, Tutti i giorni immagino feriali, tutti i sì. giorni feriali, lo ricordiamo appunto in questo spazio aperto da qualche tempo, credo da un paio d'anni, se non mi Sì, forse anche sbaglio, meno, forse anche credo. meno, forse Non sì, lo so un anno esattamente, e ma è una cosa. mezzo Sì. probabilmente, all'interno della stazione Sì. ferroviaria, Trieste Città della Conoscenza, insomma. È allestita in questo periodo questa bella mostra. Ecco, come dicevamo all'inizio, si inserisce anche un po', no? Nella preparazione di ESOF 2020 o Sì, è nel completamente. percorso, è Ecco, il scritta nel percorso. percorso di ESOF 2020, è anche inserita nel percorso della IAU 100, perché quest'anno c'è anche un'altra È vero. ricorrenza, sono i 100 anni della fondazione della Società Astronomica Mondiale, che è avvenuta nel 1919. E c'è una connessione con Guido Horn, perché Guido Horn è attivissimo fin dai primi anni nell'attività della comunità astronomica mondiale ed era partecipato alla commissione, è una commissione molto importante che ha definito le regioni delle costellazioni celesti, quindi Bene, cioè, quindi. ha proprio definito i limiti nel cielo tra una costellazione e E l'altra. l'altra. Bene, allora siamo giunti al termine del nostro appuntamento per quanto riguarda oggi Trieste in diretta. Fra poco ci sarà Studio Tele4. Io ringrazio molto il professor Paolo Molaro per essere stato con noi quest'oggi. Lo invito a tornare a trovarci per Grazie parlarci magari delle prossime iniziative che immagino, insomma, farete, preparerete anche proprio nell'ottica di questo importante appuntamento del prossimo anno. E comunque, a lei. insomma, Volentieri. vedo che gli anniversari non mancano, no? Anche nel campo dell'astronomia e quindi anche ovviamente per quanto riguarda l'osservatorio astronomico. Grazie, grazie anche a tutti voi che ci avete Grazie a voi. seguito. Noi ci fermiamo qui, diamo spazio alla pubblicità. Fra poco ci sarà appunto, come vi dicevo, Studio Tele4 e parleremo di teatro. A fra poco.